Bruxismo. Ma che roba è? Questo è il primo di una serie di tre video dedicati al bruxismo. È un argomento molto complesso, quindi ho deciso di dividerlo in tre parti. In questo video vediamo la definizione di bruxismo, le cause e le conseguenze. Nel secondo video vediamo la diagnosi e la terapia del bruxismo, mentre il terzo video è dedicato al bruxismo nei bambini. Spero di farcela. Ce la farai! Ce la farai! Vedrai che ce la fai! Speriamo bene. Ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Cominciamo dalla definizione. Il bruxismo del sonno è un'attività dei muscoli masticatori durante il sonno che è caratterizzata come ritmica, fasica o non ritmica, tonica, e non è un disturbo del movimento o un disturbo del sonno in individui peraltro sani. Il bruxismo durante la veglia è un'attività dei muscoli masticatori durante la veglia che è caratterizzata da un contatto dentale ripetitivo o prolungato e o da serramento o spinta della mandibola e non è un disturbo del movimento in individui peraltro sani. Il bruxismo è quindi definito un'attività dei muscoli masticatori che si può manifestare in modo diverso, come ad esempio il serramento dentale, cioè stringere i denti tra loro, o il digrignamento dentale, cioè far strisciare i denti tra loro. Ma anche il solo contatto dentale ripetitivo e prolungato o il serramento dei muscoli masticatori in assenza di contatto dentale rientrano nella definizione di bruxismo. Un secondo punto riguarda il momento in cui il bruxismo si presenta. Dalla definizione si nota subito come il bruxismo sia valutato diversamente se si manifesta durante il sonno o durante la veglia. Il terzo punto importante è che il bruxismo non è considerato una patologia, ma è considerato un'attività, un comportamento, a meno che non sia una manifestazione di altre patologie del sonno o del movimento. Quali sono le cause? Alcune patologie sono state associate a un aumento degli episodi di bruxismo. Una di queste è l'apnea ostruttiva del sonno. È una patologia che comporta il collasso, cioè la chiusura delle vie aeree durante il sonno, interrompendo il passaggio dell'aria. Chi soffre di questa patologia ha una probabilità maggiore di soffrire anche di bruxismo durante il sonno. Anche se la correlazione e soprattutto il rapporto di causa ed effetto tra queste due condizioni non è ancora del tutto chiarito. Una seconda patologia è il reflusso gastroesofageo. La presenza di acido all'interno della bocca sembra stimolare gli episodi di bruxismo. Tra le patologie citiamo anche le patologie neurologiche del movimento, come il morbo di Parkinson, le discinesie, eccetera. Sono patologie che comportano la comparsa di movimenti involontari e questi movimenti possono interessare anche i muscoli della masticazione. Alcuni studi hanno mostrato che gli episodi di bruxismo durante il sonno sono preceduti da un aumento transitorio dell'attività del sistema nervoso centrale e del sistema nervoso autonomo, che si evidenzia anche con un aumento del battito cardiaco, a cui segue l'attivazione dei muscoli masticatori. Sembra quindi che l'aumento dell'attività del sistema nervoso centrale sia all'origine di una cascata di eventi che porta all'episodio di bruxismo durante il sonno. Anche l'assunzione di alcune sostanze può stimolare il bruxismo. Tra queste sicuramente sostanze che agiscono sul sistema nervoso centrale, come l'anfetamina, la cocaina, l'alcol, il fumo e alcuni farmaci neurolettici e antidepressivi. Una causa importante sono i fattori emotivi, psicologici. Mi basta! Non ce la faccio più! Non ti sopporto più! Esatto, periodi di maggiore stress, tensione, ansia favoriscono e aggravano gli episodi di bruxismo, soprattutto durante la veglia. Vi faccio notare che tra le cause che ho elencato non ho parlato dell'occlusione dentale. Una vecchia teoria ipotizzava che il bruxismo fosse una risposta dell'organismo alla presenza di una malocclusione dentale che comportasse la presenza di contatti non uniformi tra i denti.
chiamati precontatti e interferenze. Il bruxismo avrebbe avuto il ruolo di abbradere questi contatti rendendoli più uniformi. Tuttavia, questa teoria non ha alcun supporto scientifico. Al contrario, gli studi scientifici non hanno mostrato alcun rapporto di causa ed effetto tra la presenza di una malocclusione dentale, precontatti, interferenze e il bruxismo. Quindi l'occlusione dentale non c'entra niente. Ma che dici? Come non c'entra niente? Lo sanno tutti. Ho letto su internet che grandi luminari dicono il contrario. Ma chi sei tu per dire che non c'entra niente? Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio. Non tu, tu lui, ma nessuno, non sono nessuno, ma non è importante chi sono io. Io riporto quello che mostrano gli studi scientifici, tutto qui. Ma vediamo quali sono le conseguenze del bruxismo sul nostro organismo. Essendo il bruxismo un'attività dei muscoli masticatori, le prime strutture che vengono interessate sono i muscoli masticatori, che, venendo usati maggiormente, possono andare incontro ad affaticamento e dolore muscolare, che può essere localizzato sul muscolo oppure diffondersi dando anche delle forme di cefalea. Un'altra struttura che viene sollecitata durante gli episodi di bruxismo sono le articolazioni della mandibola, cioè le articolazioni temporomandibolari, che possono andare incontro ad infiammazione e quindi dolore articolare o a dislocazioni discali. Abbiamo già descritto nei dettagli cosa succede in caso di dislocazione dei dischi articolari in questi due video che vi consiglio di guardare se volete approfondire l'argomento. I segni più visibili ed evidenti sono quelli che possiamo osservare sui denti e dipendono dal modo in cui il bruxismo si manifesta. Quando prevale il digrignamento dentale, con i denti che sfregano tra di loro, possiamo notare l'usura dentale, spesso evidente sulle punte dei canini, ma in altri casi anche molto diffusa. Quando prevale il serramento dentale, coi denti che vengono stretti tra loro, in genere l'usura è modesta, ma si possono manifestare episodi di fratture dei denti, soprattutto se devitalizzati o con grosse ricostruzioni. Le forze esercitate sui denti possono essere trasmesse al tessuto di supporto dei denti, che può venire danneggiato facendo aumentare la mobilità dentale. Ma è un disastro! Questo bruxismo è una cosa terribile! Ma chi l'ha inventato? L'ho inventato io! Indipendentemente da chi l'abbia inventato, non è proprio così. Però dobbiamo abbandonare l'idea di categorizzare i pazienti dividendoli in bruxisti e non bruxisti, perché la differenza non è così netta, ma è molto sfumata. E in alcuni casi l'aumento dell'attività dei muscoli masticatori causata dall'episodio di bruxismo potrebbe avere un effetto positivo. Se analizziamo alcune delle cause che abbiamo elencato, possiamo vedere che il bruxismo potrebbe avere un'azione di protezione nei confronti del nostro organismo. Ad esempio, durante gli episodi di apnea ostruttiva durante il sonno, la contrazione dei muscoli masticatori potrebbe avere la funzione di ridurre il collasso delle vie aeree, rendendole nuovamente pervi e risolvendo l'apnea. Anche nel caso di reflusso gastroesofageo, la contrazione dei muscoli masticatori stimola la produzione e la secrezione di saliva, che aiuta a tamponare l'acidità della bocca. Se pensiamo ai momenti di stress, sappiamo che lo stress fa aumentare la produzione di adrenalina e cortisolo. Al contrario, l'attivazione dei muscoli masticatori, che aumenta nei periodi di stress, tende a far ridurre la concentrazione di questi prodotti nel sangue, fungendo da antistress. Per questo motivo, la gestione del bruxismo deve tener conto soprattutto delle conseguenze. Il bruxismo, che non dà sintomi e non danneggia i denti in modo significativo, non ha necessità di essere curati. Per il momento ci fermiamo qui. Continuiamo a parlare del bruxismo nel secondo video, dove affrontiamo il difficile argomento della diagnosi e vediamo tutte le terapie che possono essere utilizzate nei pazienti che soffrono di bruxismo. Ok? Ciao, alla prossima! Grazie per aver guardato il video. Trovate in descrizione tutti gli articoli a cui ho fatto riferimento e qui in alto il mio sito internet se volete contattarmi. Se vi è piaciuto il video, mettete un like e se mi volete seguire, iscrivetevi al canale. Cioè, avete scritto Pippo Baudo con una sola P. Che figura di merda! Appunto.
Comunque, ricordatevi che se non cliccate sulla campanellina non sarete avvisati quando uscirà il prossimo video. Quindi fate un po' voi, io ve l'ho detto. Non è che poi mi dite, ma non sei stato chiaro, non ce l'hai detto bene. No, no, ve l'ho detto bene, sono stato chiarissimo.